Hey Lab and Rockers, come va? Oggi andremo a vedere un nuovo modello di Elytra Launcher. Questo è quello che serve. Useremo le cariche di vento e se non ne avete ancora, potreste dare un'occhiata alla guida che ho pubblicato per trovare le trial chambers. Per costruirlo, piazziamo 4 distributori come vedete a video, ovvero tutti disposti con la bocca verso il buco al centro. Non sbagliate direzione, altrimenti il meccanismo ne risentirà. Scaviamo quindi un blocco al centro e piazziamo il quinto ed ultimo distributore. Bene, non ci rimane che inserire almeno una carica di vento in ognuno di essi, anche se io vi consiglio di metterne uno stack o più, così da stare tranquilli a lungo. Se non ne avete abbastanza, non preoccupatevi, sto già lavorando ad una farm di Breeze che vi permetterà di farmarle, quindi nel momento in cui guardate questo video potrebbe essere in arrivo o addirittura già presente sul canale. Ok, tutte le cariche sono al loro posto, non ci resta che abbassarci per piazzare una pedana a pressione sul distributore in basso. Ed il launcher è pronto. È il momento di testarlo, e vi dico già che ha dei vantaggi interessanti rispetto ai vecchi modelli con le TNT. L'unica cosa che dovremo fare per attivarlo sarà buttarci sul pulsante. Ci penseranno le cariche a sbalzarci in alto nel cielo, di circa 50 blocchi. E già avete visto la prima grande novità. Non si prendono danni da caduta, quindi non rischiate niente ed è perfetto per chi vuole allenarsi a partire con l'Elytra. È un meccanismo chiaramente pensato soprattutto per chi gioca da smartphone e tablet, i quali solitamente hanno qualche difficoltà in più a partire da terra a causa dei controlli touch. In questo modo, una volta in aria, basterà cliccare il tasto di salto e prenderete il volo. Però, anche per chi gioca ad altri dispositivi, tornerà davvero molto utile. Come state vedendo, non ho usato un singolo razzetto e mi sono allontanato di oltre 700 blocchi dal punto di partenza. È davvero un metodo eccellente per muoversi nelle vicinanze del proprio villaggio senza doversi preoccupare di portare dietro i razzi. Inoltre, è anche il metodo perfetto per allenarsi con la nuova mazza. In questo modo potremo infliggere enormi danni ai mob colpendoli, ma allo stesso tempo non rischieremo di schiantarci al suolo e perdere tutto qualora si dovesse sbagliare mira. Un unico appunto. Il danno da caduta è azzerato solo cadendo dalla stessa altezza di partenza o superiore. Se invece si dovesse atterrare in un burrone più in basso rispetto alla piattaforma dove abbiamo costruito il launcher, prenderemo danno. Non sarà il danno della caduta per intero, altrimenti non avremmo resistito, ma solo quello relativo alla distanza fra la posizione del launcher e la superficie di atterraggio. È un po' complicato da spiegare, ma spero abbiate capito. Va bene, per il video di oggi è tutto. Io adesso mi divertirò un po' a volare qui e lì, mentre noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto ragazzi, e al solito, stay safe, stay bad rockers!